Sto cercando un momento di calma per mostrarvi alle mie spalle l'oratorio, chiamato Piccola Chiesetta, di San Pietro di Alcantara, ritratto sopra il timpano. È molto difficile qui fare un video, perché questa che era una zona una volta di campagna, fuori dalle mura del 1300, e oggi, come sentite, nonostante il periodo di chiusura, ancora molto trafficata. Ma una volta questo era un insediamento, come detto, appena fuori dalle mura scaligere e in una successiva sequenza di conventi piuttosto importanti, sia all'interno che all'esterno della città. Ecco, adesso dovrebbe essere un momento calmo in cui potete ammirare la semplicissima facciata di questo oratorio, scandita dalle quattro lesene e dal timpano, sovrastato dalla figura di San Pietro d'Alcantara con il tipico saio francescano e la croce, il crocifisso, che ci rimanda ad altre famose immagini del più celebre San Francesco. Quindi perché è così famoso San Pietro d'Alcantara, spagnolo, nato alla fine del 1400 e canonizzato nel 1669 da Gregorio IX? Perché è il riformatore e il fondatore di quelli che chiamiamo gli scalzi, quindi di quei francescani che dedicarono la propria vita a una missione più legata all'origine del messaggio di Francesco, e sicuramente anche più austera. Quindi lo vediamo molto bene qui nell'immagine semplicissima di questo San Pietro. Intorno c'è molto verde e è un parco purtroppo in questi giorni chiuso, ma vi mostrerò a breve il bel cigno e le belle tartarughe che abitano questo luogo.